Nessuno ha il diritto di entrare qui. Andiamo. Ti perdono perché tu non puoi riconoscerci. Io non so niente, ma è proibito superare questo limite. E perché tuo padre o tuo marito, o tuo fratello, non vengono di persona ad informarci? Mio fratello no. Mio padre non è tornato dalla guerra. E mio marito è morto 3 giorni fa. Entrerò e parlerò seriamente a tuo fratello. Di certo riconoscerà subito che è il mio padrone. No, non venite avanti. Andiamo. Capisco la tua incertezza. Io e mio padrone siamo coperti di polvere, abbiamo l'aria sporca e stracciona e non abbiamo cavalli. Ma non siamo dei malfattori. Siamo acquistati. Che disgusto, una cosa nauseante. È così? Nessuno può sfuggire la peste. Non ci sono rimedi. Non ci sono fughe possibili. Lo senti questo odore di fumo? Viene dalla foresta, da questa mattina. Adesso che me lo dici, sento qualcosa e ritardi le narici. Hanno bruciato una strega laggiù, questa mattina, all'incrocio dei 3 sentieri. Si dice sia la causa della festa. L'attore ha confessato di aver avuto rapporti con me. Dio, Dio, bisogna fare bene attenzione a queste streghe diaboliche che seminano la peste o altri flagelli. Andiamo, vieni Jones, basta chiacchierare. Il mio padrone lo riprende nel cammino. Come si chiama il tuo padrone? Antonio Sbloc, ed è il tuo e il mio padrone. Per 10 anni siamo stati in Terra Santa, lasciandoci mordere dai serpenti, pungere dagli insetti, dilaniare dalle bestie feroci, massacrare dai pagani, avvelenare dal vino, infettare dalle donne, mordere dalle pulci, distruggere dalle terre. E tutto questo per la gloria di Dio! Bisogna che ti frusti per farti tacere. Ah, ecco che tu ti arrabbi, padrone, ma io ho proprio ragione. La nostra crociata era così assurda che solo un vero idealista poteva averla inventata. Addio, bella ragazza, non abbiamo i mezzi per ricompensarti dei tuoi avvertimenti, ma ci farai credito fino a che ci rivedremo in paradiso. Naturalmente, se tu ci sarai. Nelle fattorie, nelle stalle, sulla riva del fiume. La gente fugge dai.